La transizione ecologica, i cambiamenti climatici sono questioni molto complesse. Serve il parere dei tecnici, serve la scienza, la ricerca e l'innovazione, ma serve anche la democrazia, perché è impensabile affrontare questioni del genere senza coinvolgere i cittadini. Chi paga il conto? Il conto dal punto di vista economico, sociale, come si realizza la riduzione drastica delle emissioni di CO2? Questi sono temi sui quali i cittadini vanno coinvolti. Come? Con il Parlamento? Sì, certo, ma perché il Parlamento non sta discutendo di questo? Perché ai talk show della sera non ci sono confronti sulle soluzioni in tema di cambiamenti climatici? Perché questo tema è incompatibile con una politica e un'informazione che pensa solo all'immediato, al consenso di breve termine. Ecco perché servono assemblee di cittadini estratte a sorte per sottrarci dal ricatto della politica nazionale e del consenso, dell'inseguimento del consenso a breve termine. Un campione di cittadini rappresentativo della popolazione che possa essere informato dai tecnici, che possa confrontarsi, che possa fare proposte su come realizzare davvero la transizione ecologica e affrontare il tema dei cambiamenti climatici. Da oggi parte l'iniziativa, la raccolta firme su politicipercaso.it. Un invito a tutte e a tutti è di unirvi al comitato promotore nella vostra città, raccogliere le firme. Grazie.